Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sto facendo questa intro perché mi ero dimenticato di farla prima, anche se vi risaluterò nel video che vedrete, perché volevo ricordarvi che anche oggi è disponibile la lista Amazon che pubblico ogni anno in prossimità del mio compleanno da circa 3 annetti. Per chi volesse partecipare, a maggior ragione quest'anno purtroppo da lontano, al mio compleanno sarò ringraziato nello stesso video in cui aprirò il regalo che mi arriverà. Per questo vi suggerisco di fare i bigliettini. Se no fate come la mia migliore amica l'anno scorso che si è dimenticata. E io che ho scritto su Facebook: scusate, chi mi ha regalato la maglietta con le stelline? Buona visione! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi rispondiamo alla richiesta di Ake Mitica, una ragazza siciliana che seguo da qualche anno, che ha un bellissimo canale di cucina che tiene dalla Germania. Ciao Valentina, oggi rispondiamo alla tua richiesta. Ho pensato un po' a quale copertina volessi fare. Banalmente, alla fine ho deciso di fare la copertina di questo video, cioè il video di come creo le copertine. Wow, fantasia, portami via. Andiamo in pausa perché credo di non poter aprire i programmi con questo cosetto acceso e ci vediamo al prossimo passaggio. Sono andato per voi su questo bellissimo sito che si chiama Pixabay, cliccando pixabay.com. Ho già scritto la parola arte per non rendere il video troppo lungo e noioso. Facendo una breve ricerca ho trovato subito questa immagine che si confà perfettamente al tipo di copertina che voglio io. Quindi clicchiamo sull'immagine. Sulla destra c'è un tasto download gratuito. Io lascio la terza dimensione a partire da sopra, 1920x1146. Clicco su download. E salvo nella mia cartella YouTube in questo caso, ma si può salvare dove più si vuole. Ecco, vediamo un attimo come si vede la schermata di Photoshop. Al limite metto in pausa e la faccio più grande perché io utilizzo Photoshop. No, si vede tutto. Pensavo peggio. Complimenti a me per aver preso abbastanza bene le misure. Allora, essendo questa un'immagine che mi piace già tanto, mi limiterò a giocare di più sulla scritta. Quindi andiamo nello strumento testo, che io in genere la prendo molto larga, come si suol dire, perché mi lascio un po' guidare anche dall'ispirazione del momento, quindi uno spazio del genere. E la prima cosa che faccio, prima ancora di pensare alle modifiche e le cuffie continuano a cadere, è proprio quella di scrivere la frase. Magari centriamo, sì. Centrato. Ecco, ogni tanto Photoshop mi fa questo scherzetto per il quale non mi dà le dimensioni reali, quindi facciamo una prova. Proviamo a cliccare questa manina qui. Ecco. Mi fa un pochettino più grande per lavorare. Ritorniamo sullo strumento testo. Prendo sempre uno spazio molto ampio. E scrivo: come fare una foto
copertina. Però non mi sta dando le dimensioni reali, quindi io faccio così. Ti faccio vedere comunque come si fa su Photoshop. E poi andiamo su un altro programma un pochettino più collaborativo, che rappresenterà la copertina definitiva del video. Però te li faccio vedere entrambi. Tanto non dovrebbe essere un video troppo lungo. Allora, una volta scritto, a parte eliminiamo questo livello testo di troppo da qui, sulla destra, elimina livello. Ok, sto vedendo che però non vedete la parte destra, la devo farlo un po' più grande, quindi mettiamo in pausa un attimo. Rieccoci, dovremmo essere a schermo intero. Stavamo modificando il livello testo. Per errore se ne sono creati due, quindi andiamo sul livello di troppo, che è quello senza nome. Clicchiamo con il destro e facciamo elimina livello. Andiamo sul livello che ci interessa, che è quello come fare una copertina, e vi faccio vedere quello che si può fare. Intanto andiamo su FX, ma prima degli effetti speciali mi stavo dimenticando che si può cambiare il colore e il carattere. Mettiamo di partenza un colore più scuro, ma poi capirete il perché di questa scelta. Cambiamo il carattere con uno più carino, capitolo secondo me. Questo mi piacerebbe se fosse veramente a 72, ma è giusto per farti vedere. Poi si va su FX, se mi ci fa ritornare, spero. Sono su FX e prendiamo ad esempio la traccia che aggiunge una sorta di contorno. Vedi? Su un carattere così piccolo non si vede molto, ecco perché voglio utilizzare l'altro programma. Ma ti faccio vedere. Ma ti faccio vedere comunque un po' gli effetti di Photoshop. C'è il bagliore interno, che a me in questo caso non piace. La finitura lucida, che ci può stare, si può sovrapporre un altro colore e cambiarla ancora, ecco perché prima ne ho preso uno brutto. Il bagliore esterno, ti faccio vedere un po' gli effetti Photoshop. In questo caso, siccome non mi ha soddisfatto minimamente la resa di Photoshop, noi annulliamo il tutto. Chiudiamo Photoshop. Ti faccio vedere il mio salvatore alternativo che si chiama Photoscape X. Dopo 25 anni si è aperto Photoscape X. Non so perché stiate vedendo l'ultima cartella, ma comunque non è su queste foto che dobbiamo lavorare, quindi, come dice Hero Academy, uno youtuber che seguo, il computer si è bloccato, per fortuna oggi vado a comprare quello nuovo. Quindi mi sta facendo vedere, per fortuna è rimasto tutto aperto, un'alternativa per fare alcuni tipi di copertine su Photoshop, perché oggi Photoshop non vuole collaborare, quindi vado su Editor,
Non vuoi funzionare? Che carino. Apriamo. Cartella YouTube. Abbiamo salvato due, vabbè. Allora, il funzionamento invece per quanto riguarda Photoscape X è un po' più semplice, però anche con meno funzioni. Provo a rifare la cosa che volevo fare prima. Ho fatto inserisci, scusate. No, vabbè, lo rifaccio perché l'ho fatto di fretta. Apri. Scegliamo la foto. Ho fatto inserisci qui. E poi testo. A quel punto mi ha salvato l'ultimo carattere Harry Potter che ho utilizzato, ma direi che non è adatto a questo tipo di copertina, quindi cambieremo il carattere e scegliamo cosa scegliamo, tipo c'è Hello Vintage, che è molto carino, molto molto carino. Cambiamo text e scriviamo tutorial. Dio, che grandi pretese. Come fare una copertina per YouTube. No, perché ho schiacciato le due freccette, che non era ciò che dovevo fare. Non in grande, perché questo carattere riccioloso non è bello, secondo me, grande. Voi vedrete un ingente taglio a questo punto nel video. Io ricomincio da capo, che bellezza. Ma questa volta scriverò io il carattere per evitare che si blocchi. Facciamo inserisci testo, ancora una volta mi ridà il carattere di Harry Potter, ma non va bene. Adesso che ci penso, approfitto di questo intoppo per cambiare carattere, perché in realtà quello non mi piaceva tanto, cioè, o meglio, sì, mi piace tantissimo, però non per questo. Non per questa copertina, scusate. E quindi approfitto del piccolo errore per trasformarlo in una cosa positiva e prendere un altro carattere. Se magari questo mouse la smette di complottare contro di me. Proviamo con questo carattere, però questa volta scrivo io un numero, perché non voglio ritrovarmi come prima che si blocca anche l'anima. Voglio cambiare un po' fantasia per una un pochino più colorata, tipo, se riesco mi piacerebbe una di queste, tipo questa. Ok, mi piace, gli diamo ok. Cambiamo text con come
Non si sta leggendo, quindi lo portiamo più in qui. Io direi che è il caso di centrarlo, così è più carino. Adesso scrivo copertina e poi lo porto di nuovo sotto. Copertina. Lo portiamo sotto così. Ecco qui. Allora. Già. Sarebbe carino, però ti faccio dare un'occhiata agli effetti. Gli effetti tipo c'è ombra lunga, che non è male. Puoi regolare distanza, angolo, prospettiva, addirittura il colore dell'ombra stessa. Poi c'è l'ombra esterna, che pure non è male. Mi piace quasi di più. Anche questa puoi regolarla, puoi cambiare il colore. Il bagliore esterno, che è questo. Overlays e maschere, io non lo so usare, non so manco cosa volesse dire overlays. Quindi non mi arrischio. E poi la funzione trasforma che io non so usare. Quindi abbiamo detto che ci era piaciuta l'ombra esterna, quindi io salverò l'ombra esterna. Benissimo. Allora, detto questo, io mi tolgo dalla schermata, faccio salva. Si può scegliere di salvare con lo stesso nome, o magari io invece farò salva con nome perché voglio dare un nome alla copertina e scrivo se voi aveste idea delle innumerevoli volte in cui mi sono goduto le cuffie in questo video. Vabbè, scrivo copertina tutorial, ad esempio. E salviamo così. PS salvato. Chiudi. Qui è successo che io vi stavo salutando e l'audio è andato beatamente a farsi friggere, quindi facciamo che vi saluto adesso. Spero che il tutorial combinato per impediti dal sottoscritto vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video e mi raccomando, occhio alla lista Amazon. Aspetto i vostri regalini per festeggiare con me. Ciao!